pronostici si possono fare in questo momento sulla carta, perché oggi come oggi, quando vai ad analizzare una squadra, la analizzi certamente non sul campo, perché non ci sono stati riscontri, ma sicuramente sulla carta. Oggi l'Avellino è una realtà consolidata, è arrivata questa società che ha grandi ambizioni, ha preso un allenatore di grande valore, di categoria, un direttore sportivo che ne ha vinti già di campionati, è un bravissimo esperto, e hanno costruito una grande squadra, e stanno costruendo, penso che mancherà ancora qualcosa per essere ancora più competitivi. Mentre invece la Cavese, lo sappiamo, è una squadra che è una società dove predilige molto la gioventù, è una squadra dove non ha grandi ambizioni di classifica, però è una squadra che vuole fare bene, è una società che è una squadra che vuole puntare sui giovani, con un allenatore che lavora molto sull'aggressività, sulla forza, sulla velocità, sì. Quindi anche con i giovani, e quindi questo è una squadra che sicuramente vuole fare un buon campionato senza magari ambizioni di grande classifica, però è una squadra che sicuramente in mezzo a campo sarà una squadra organizzata. Mister, in generale non è un mercato che per adesso ha fatto registrare chissà quanti e quali colpi, quello di Lega Pro, in particolare nostro del girone C. Pensa che verso la fine, insomma, qualcosa cambierà? Ma sicuramente due o tre colpi queste grandi società li metteranno a segno, questo sicuramente, la ciliegina sulla torta la metteranno, questo è sicuro. In questo momento ci sono tantissime queste squadre, ecco, Bari, Ternana, Catania, Palermo, Catanzaro, insomma sono squadre che hanno voluto un attimino aspettare, anche per il fatto che comunque questa pandemia, questa malattia ha un po' tarpato le ali anche, ma credo che la cosa più ha frenato è anche questa lista 22, che purtroppo, avendo questa lista così ridotta, è normale che devono pensare bene a chi mettere dentro. Certo. Il futuro di Sasà Campilongo? È il futuro mio, spero di dopo quello di buono che ho fatto l'anno scorso, non mi aspettavo onestamente di rimanere fermo, però mi sono fatto una mia opinione, ho pensato che forse oggi è il momento degli allenatori che hanno fatto meno bene, quindi ci sono meno spese, ci sono più modi per poter fare, per convincerli a sposare un progetto, e magari non so, andare su un allenatore che magari ha fatto bene come ho fatto io quest'anno. Però adesso aspettiamo, vediamo dove, anche se ho avuto delle opportunità importanti in Serie D, però non l'ho voluto prendere in considerazione, onestamente. Aspetto la Serie C e vediamo quello che sì. Perlomeno voglio giocare le mie chance in questa categoria, visto che l'anno scorso ho fatto bene, ho fatto guadagnare 700-800 mila euro alla società.